Io vorrei usare qui due immagini. La prima è quella dell'album di famiglia, cioè noi questa mattina riandiamo alle origini, come un po' si va quando si guardano gli album vecchi, delle foto, dei matrimoni, papà, mamma, dei nonni, eccetera. Da un lato questo. Dall'altro, se volete, l'immagine è quella che nel basket si chiama dei fondamentali, cioè quei movimenti appunto fondamentali, lo dice l'aggettivo, senza i quali non si costruisce un'azione, una partita, un movimento, eccetera. Ecco. Andare a rileggere Ramazzotti vuol dire andare a toccare, a ricordare i fondamentali, appunto. Credo che nel nostro istituto, che ha più di 160 anni di storia, la categoria del ricordare sia essenziale, perché ci aiuta a ricordare le meraviglie compiute dai nostri missionari, ma anche gli errori e le debolezze presenti nella nostra vita missionaria. Quindi, oltre a ringraziare il Signore per le grazie ricevute, in questi 160 anni di storia dobbiamo chiedere perdono come istituto per gli errori commessi verso le chiese locali dove abbiamo lavorato e anche verso le persone con cui abbiamo lavorato nelle nostre missioni. Lo scrive il Superiore Generale Padre Ferruccio Brambillasca nella lettera in cui indice l'anno dedicato a Ramazzotti, che è partito appunto a settembre, di cui oggi, ecco, di quello di oggi è un po' una tappa importante. Ricordare per essere grati delle meraviglie e chiedere perdono per gli errori, scusate. È in queste parole che trova il senso il momento che ci accingiamo a vivere. Aggiunge il Superiore Generale nella stessa lettera. Se dunque, durante l'anno dedicato a Monsignor Ramazzotti, ognuno di noi si impegnasse non solamente a pregare per la fedeltà alla vocazione sacerdotale e missionaria, ma anche a riflettere profondamente sulla propria esistenza missionaria, quella passata e anche quella che verrà, credo che tutto l'istituto potrà averne tanti benefici. Lo dico spesso nelle mie visite alle missioni e lo ripeto in questa mia lettera. Il fermarci, il sostare a pensare, a riflettere, non è tempo perso nella nostra vita missionaria, ma un momento fondamentale per capire meglio quello che stiamo facendo e soprattutto per non essere missionari che agiscono sempre con schemi prestabiliti, ossia schemi da laboratorio, come direbbe Papa Francesco. Senza mai chiedersi perché dei cambiamenti che avvengono nell'uomo, nella missione, nella Chiesa e nel mondo. Ripeto, questa è una citazione sempre dalla lettera di indizione dell'anno di Ramazzotti fatta dal Superiore Generale Padre Brambillasca. Su questo il Cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione dei Santi, è stato molto chiaro, e lo stesso Padre Brambillasca lo cita nella sua lettera, diceva il Cardinale Amato rivolto al Pime: esortate tutti i membri del vostro istituto a pregare, a far pregare Monsignor Ramazzotti per ottenere grazie per la sua intercessione e, quando Dio vorrà, anche un miracolo da sottoporre all'esame della commissione medica della congregazione stessa. Come sapete, al momento la causa di beatificazione di Ramazzotti attende il prossimo passo, ossia il decreto sulla eroicità delle virtù. Bene, in questo clima di intenso clima spirituale, con questo atteggiamento di apertura, diciamo, alle sorprese di Dio, diamo avvio appunto al nostro convegno. Do immediatamente la parola a padre Costanzo Donegana, che è il direttore dell'ufficio storico del PIME a Roma e al quale abbiamo chiesto appunto di ricostruire la nascita del seminario lombardo per le missioni estere, spiegando quale sia stato il contributo di Monsignor Ramazzotti. A lui la parola, grazie. Buongiorno. Stimolato dal clima musicale nel quale siamo stati messi, e comincio proprio dicendo, un po' la sintesi di quello che dirò, che la vita di Ramazzotti, o meglio il suo carisma come fondatore, non è una sonata per solista, ma è un concerto per solista e orchestra. Cioè, Ramazzotti ha fondato l'istituto, non da solo. È stata un'opera a più mani, e questo è molto importante. E questo va fin dall'inizio, magari lo dirò più avanti, contro quella espressione che a me non piace assolutamente, che si appiccica al PIME, i missionari del PIME, andare al martirio ma non in fila. Ramazzotti non è andato al martirio bianco, ma non è andato in fila.
da solo. Cioè, è andato, è andato con gli altri. Vabbè, allora, adesso racconto. Racconto, perché io devo raccontare e poi farò qualche conclusione. Fin dalla giovinezza Ramazzotti desiderava la missione, però ha sempre trovato degli ostacoli, chiamiamoli provvidenziali. Nei suoi superiori, quando è entrato, o lato di Roma, io non faccio la storia della sua vita, io parlo del fondatore dell'istituto, quindi tante cose le suppongo. Quando è stato oblato di Roma, i suoi superiori gli hanno proibito proprio di pensare di fare qualcosa, e il suo direttore spirituale da giovane gli ha detto non sembrate, gli dava del voi, neppure voi che parlate, non c'entra niente con te. Però in fondo al suo cuore c'è sempre stato questo desiderio. Dicevo, la fondazione del PIM è una cosa corale, no? Con in mezzo Ramazzotti che fa il coagulo, possiamo dire così. Quindi, Ramazzotti, primo elemento. Secondo elemento, nei seminari di Milano negli anni 1840-50 c'era un fermento missionario che era influenzato da un fermento missionario che girava nella chiesa anche dell'Italia settentrionale, un po' in Francia anche, ecco. E c'era un gruppo allora nel seminario in teologia di Milano che sentivano questa vocazione missionaria e avevano un punto di riferimento, un monaco della Certosa di Pavia, francese, Marcel Supriet, che era stato missionario delle missioni estere di Parigi in India, il quale si è fatto monaco. Io non so bene quali sono stati i motivi per cui ha lasciato la missione per entrare in monastero, però sempre con questo fuoco missionario nel cuore. E allora lui era il consigliere di questi ragazzi, quei giovani teologi. Andavano da lui e lui li infuocava. Ecco, un altro personaggio che accompagnava questi giovani era padre Angelo Taglioretti, un po' più giovane di Ramazzotti, molto amico però di Ramazzotti, oblato di Rolo eppure, molto saggio, molto intelligente, il quale li conduceva in maniera molto intelligente. Metto giù gli elementi, dopo mettiamo nel frullatore e viene fuori la conclusione. Un altro elemento importantissimo è il Papa Pio IX. Pio IX che era stato nunzio in Cile, quindi aveva una visione aperta dalla Chiesa e sempre ha sentito di dare una spinta missionaria alla Chiesa, la sua Chiesa, ma lui era il Papa. E ha approfittato nel 1847 di un vescovo francese, il quale pure era stato missionario come Supriet in India per le missioni estere di Parigi e doveva andare a fare una missione di pace in Svizzera per dirgli: guarda, Milano sulla strada, fermati a parlare con l'arcivescovo per dirgli che io vorrei che facciano qualcosa, un'istituzione missionaria. Capita che provvidenzialmente l'arcivescovo Romilli si trova a Ro a fare gli esercizi e, butta caso, il superiore di Ro era il signor padre Angelo Ramazzotti, il quale, per dovere di convenienza, ha accompagnato il vescovo Lucchè da Romilli ed è stato invitato a stare presente al colloquio. È stata una bomba, no? È stato il rivolgere dentro di lui tutto quello che aveva messo in fondo al suo cuore. E lì ha deciso, però non ancora in una maniera definitiva, lui non pensava di mettersi in mezzo a lui, però di fare qualcosa, ecco, doveva, con la sua passione missionaria, che lui personalmente, forse anche per quello che gli ha dato i superiori, per la sua spiritualità, la sua umiltà, non sentiva di dover realizzare, dice, però bisogna fare qualcosa.
C'è una parentesi, eravamo nel 47, 48, 49, 5 giornate di Milano, prima guerra di indipendenza, sembra che si fermi tutto. I giovani addimentosi che vogliono andare in missione vanno sulle barricate e vanno in guerra, però grazie a Dio non se ne perde nessuno, mentre storicamente moltissimi seminaristi che sono andati nelle guerre di indipendenza non sono tornati in seminario, loro no, vuol dire che era ben fondata la vocazione. Ramazzotti, ritornata la calma, riprende l'idea e predica, lui superiore predica un ritiro ai padri di Rò, però per pensarci lui prima di tutto a quello che Dio voleva da lui, e consulta i suoi superiori, gli altri compagni di Rò, i quali gli dicono va bene, fate qualcosa, e allora lui va da Supplié, lui la prima volta, non era mai stato. Va alla Certosa per parlare con padre Supplié, accompagnato dal segretario della curia. Sarebbe interessante, c'ho tempo, non è molto lungo, molto bello il colloquio riportato da padre Scurati, il secondo direttore, il superiore generale, nelle sue memorie. Supplié gli dice, tocca a lei assumersi la direzione, e risponde Ramazzotti, io non posso perché appartengo a una casa religiosa, lasci il bene minore per il maggiore. Per questo ho bisogno che dipenda dal mio superiore, dice Ramazzotti. Quando i superiori lo sentiranno, lo approveranno, dice Supplié. Per me, conclude Ramazzotti, non ho nessuna difficoltà, per questa è sempre stata la mia inclinazione per le missioni. E allora lui ha sentito che era lui che doveva mettersi in prima persona alla fondazione. Va dall'arcivescovo, il quale lo appoggia totalmente, anzi gli dice guarda che qui in questi giorni a Milano c'è un canonico importante, molto influente, che viene da Roma, che è il preside della Sapienza, il quale ha una buona entratura nel Vaticano, addirittura col Papa, questo canonico Bertinelli, puoi fargli tu la domanda, la supplica, no? Per dirgli che hai questa intenzione, che questa è la risposta che Milano sta dando al desiderio del Papa. E questo Bertinelli di fatto, da bravo postino, prende la supplica e la fa arrivare attraverso propaganda fide al Papa, il quale manda una risposta benedicendo. E in questi documenti è chiaramente detto che l'iniziativa è di Angelo Ramazzotti, che è lui che è in mano l'iniziativa. No, perché qualcuno dubita, ma è stato Ramazzotti o non è stato Ramazzotti? In questo insieme di personaggi si rischia di fare confusione, non bisogna, cioè è un insieme di personaggi, ma chi dirige l'orchestra è lui. Ecco, avviene, cosa anche per evidenziare, proprio nel 49, l'11 novembre 49, lui, Ramazzotti, è designato Vescovo di Pavia. Sembrerebbe un ostacolo, invece è un aiuto molto forte. Perché? Perché lui, probabilmente aiutato da Taglioretti, capisce che la fondazione ufficiale non è in mano sua solamente, ma deve essere fatta dai vescovi della provincia lombarda. E questa è la grande intuizione. Dopo lo dico una parola. Quando Ramazzotti è stato ordinato vescovo in maggio del 50 a Roma, a San Carlo il Corso, la chiesa dei Lombardi, e lì aveva da fare alcune cose, naturalmente anche per l'istituto. La cosa principale era trovarsi il suo, chiamiamolo, successore, Marinoni. Era un sacerdote di Milano che aveva avuto varie vicende, scrupoli vari, e aveva tentato dai gesuiti, dai barnabiti, dai benedettini, da Don Pallotti. Alla fine sembrava aver trovato la pace come parroco e responsabile dell'ospizio di San Michele di Ripa. Stava benissimo lì. Taglioretti, amicissimo compagno di scuola, dice a
Ramazzotti, guarda un po', cerca di stanarlo. Prima gli manda una lettera. Il problema non era Marinone, il problema era il cardinale che era il presidente di quell'ospizio, che voleva un bene immenso a, e lo stimava tantissimo Marinone, però dopo un po' di difficoltà Ramazzotti riesce a riportare a Milano Marinone, che sarà il grande, chiamato addirittura confondatore, quando sulla fascia che hanno messo per il suo funerale nel 1891, confondatore dell'istituto. Sì, perché, scusate la parete, perché Ramazzotti l'ha generato e Marinoni l'ha tirato su, ha fatto crescere. E, bene, per, prima di andare a Pavia, quanti minuti ho? 5 minuti, che fortunati, non mi ricordo. Allora, prima di andare a Pavia c'era una sosta di 3 mesi dove prepararsi così per Ramazzotti. Allora cosa ha fatto? Prima di tutto ha aperto la sua casa di Saronno, che era presso il convento, la chiesa di San Francesco, che c'è ancora, ed era sua proprietà, l'aveva avuto in eredità, come sede, prima sede, per un paio d'anni praticamente dopo, del nascente istituto. Quindi il 30 luglio 1850 lui, Mazzucconi e Salerio su un calesse vanno da Rò a Saronno e là gli attendono Marinoni, Reina che entrerà dopo perché la mamma non lo voleva, e Ripamonti eccetera. Sul calesse Ramazzotti dice noi andiamo su questo misero calesse ma ci precedono gli angeli. E arrivano là, vabbè, non diciamo tutti i particolari, la cosa importante è che lì fanno vita comunitaria molto seria, quindi niente di andare al martirio sciolti, studiano e soprattutto nei primi 10 giorni scrivono, chiamiamole così, le regole, o meglio la proposta, come l'hanno chiamata, di regola, dove c'è l'intuizione. Che vi dicevo, cioè, lo leggiamo tanto, credo che lo tratterai tu dopo, no? Ma soltanto per accennare, lo accendo. Cioè, la fondazione è ad opera dei vescovi, collegiale dei vescovi lombardi che rispondono alla loro responsabilità missionaria di fronte alla Chiesa Universale. Questa è l'idea, e pare che l'idea sia di Taglioretti, perché Taglioretti aveva scritto, ci sono nel nostro archivio 2 documenti dove dice alla lettera, l'anno precedente, nel 49, dice alla lettera questo. Naturalmente Ramazzotti ha fatto sua la cosa, cioè, ma che beato. E Ramazzotti poi porta avanti tutto, lui e Marinoni, preparano i vescovi e il 1 dicembre 1850, durante la riunione collegiale del provinciale dei vescovi di Lombardia, viene fondato ufficialmente l'istituto o seminario per le missioni, questo era il nome che veniva dato, istituto o seminario. Io penso di avere 2 minuti e 32 secondi, meno. Allora, no, io dico soltanto una piccola riflessione. Allora, quello che dicevo prima, cioè il carisma è comunitario, nella fondazione, appunto, l'ho detto, ci sono vari attori, Ramazzotti, anche Taglioretti, i giovani, il Papa, Romilli e tutti i vescovi insieme. Nella caratterizzazione del carisma, quello che dicevo adesso, no? Cioè c'è Taglioretti e Ramazzotti che mettono in luce la responsabilità e coinvolgimento delle chiese particolari, dei vescovi. Questa però idea è stata stesa comunitariamente da loro e da tutti i seminaristi, i giovani preti. Un'altra cosa, nella carisma del seminario delle missioni c'è la scelta delle missioni, chiamiamole così, a gente, se loro dicevano le più povere, le più difficili, E qui sono i giovani che fanno la scelta, non è Ramazzotti, non è Taglioretti, sono i giovani
anzi con molta fatica a un certo punto, perché il Papa sembrava che cambiasse le carte in tavola, però alla fine riescono, eh? Marenoni diceva: togliete il pensiero della conversione degli infedeli e questi escono. Dopo sono restati, per dire come era forte in loro. Quindi il carisma è anche dei giovani, non solo di Ramazzotti. Ultima cosa, i carismi di fondazione sono incarnati in persone precise: Francesco, Ignazio, Bernardo, non è una cosa scritta in un libro, il libro l'ha scritto il fondatore, Il carisma è personalizzato. Ecco, la domanda che vi faccio è questa, perché in un carisma, cioè in una persona del fondatore, c'è quello che è tipico della fondazione, del carisma, e ci sono tanti altri elementi. Di Ramazzotti, che oltre ad essere fondatore dell'istituto è anche un vescovo pieno di carità, che ama i poveri, eccetera, e altri elementi che verranno detti da Consolini, questi elementi fanno parte, è una domanda, fanno parte del carisma o no? I missionari del PIM devono essere anche pieni di amore, devono essere ad amare tanto i poveri o soltanto andare così, come H2O, acqua pura. Forse, ultima cosa, forse lo dici tu, che questo carisma che coinvolgeva i vescovi, no? Era un'utopia, è morto poco dopo, nel senso che dopo poco, non prendetevi per un pessimista, i vescovi si sono allontanati e l'istituto pure, si è creato un iato tra l'istituto e i vescovi, e non è che sia rimasto, perché era un'utopia troppo, che percorreva troppi tempi, li precorre ancora adesso, immaginassi, li precorreva 150 anni fa, Questo non per restare così per aria, ma per dire che ci abbiamo ancora tanto da fare per vivere il carisma di Ramazzotti. Grazie.